Grazie innanzitutto, ringrazio Fabio Passoni e tutto il team per questa possibilità di fare questo intervento. Ringrazio anche tutti i colleghi, tutti gli interventi fatti e tutti i partecipanti che sono rimasti per tutto questo webinar. Parliamo di un argomento nuovo, ovviamente, quello che coinvolge, diciamo, anche l'attualità e il periodo che stiamo affrontando. E innanzitutto mi presento, sono ingegner Daniele Vitali e rivesto la carica di project manager presso Lycover, un'azienda molto specializzata nel settore delle coperture. Durante questi ultimi anni c'è stata una grande diffusione e c'è una grande diffusione che va via via in aumento la possibilità di trasformare dei campi da calcetto in tripli campi padel. Possiamo per vedere da queste slide che più o meno le dimensioni, diciamo, di media di un campo di calcetto sono circa di 20 metri per 40, che solitamente hanno sempre poi, diciamo, delle strisce utili di bordo che fanno arrivare questo rettangolo a circa un 22 per 42, se non anche qualche metratura in più. Spesso già in passato si utilizzava, i centri sportivi, diciamo, utilizzavano questa promiscuità del campo di calcetto, che poteva essere reso anche, diciamo, fruibile per quello che era il tennis, però c'erano anche dei problemi perché, e si parla in tutto questo webinar di manto, la promiscuità non era una cosa molto ben vista dagli utenti, dai giocatori, perché poi ovviamente la disciplina che più risentiva dei rimbalzi veniva un po' inficiata da quello che era il calcetto. Come dicevo giustamente all'inizio di questa presentazione, il periodo storico ci sta dimostrando, ovviamente è un periodo diciamo molto attuale ed in grande crescita, comunque come non dico una perdita di redditività, ma facendo proprio un po' dei conti economici, degli studi economici, si capisce bene come è più difficile mettere d'accordo per esempio 10 persone che possono far svolgere una partita e quindi alla fine della fiera, diciamo, il centro sportivo ha una maggiore redditività con dei campi da padel che innanzitutto sono giocati da 4 persone diciamo, per poter svolgere una partita. Mettendo un triplo campo padel si può arrivare anche ai 150 euro ora, o in media diciamo dai 100 ai 150 euro, che sono quasi il doppio, se non qualcosa in più, di quello che si potrebbe ottenere da una partita di calcetto. Quindi molti centri sportivi si stanno un po' dirigendo a sacrificare, ahimè, qualche campo da calcetto in vista di questo nuovo sport. Il campo da padel, adesso qui posto degli esempi, fondamentalmente è un campo 10x20, con diciamo, misure interne, come potete vedere. Sono dei campi fatti in strutture che possono essere per lo più in acciaio, ma anche in alluminio o anche in vetroresina, che sono, diciamo, che hanno dei vetri che fanno parte proprio del gioco stesso e che arrivano, diciamo, a delle dimensioni esterne di circa 10 m 20 x 20 m 20. Poi, ovviamente, ci sono anche degli agganci alla base che fanno estendere un po' questo rettangolo, ma solitamente sono queste qui le misure. Questa vediamo anche una vista in prospetto nei due lati. E allora si può ben capire come con un campo da calcetto si può trasformare in un triplo campo padel che accoglie sia questi tre campi, sia anche la struttura di copertura, perché ovviamente questo gioco è molto influenzato anche dalle condizioni meteorologiche, si pensi alla neve, al vento, al sole, all'umidità, alla stessa temperatura. Ovvio che un campo coperto o questi tre campi coperti hanno un beneficio perché si estende la giocabilità in ogni condizione al contorno e in ogni periodo dell'anno. Ho detto anche il sole perché spesso e volentieri durante le giornate estive in certi orari è davvero difficile poter giocare senza una copertura perché è molto difficoltoso. Questo lo capiscono bene i tennisti perché poi è uno sport molto simile al tennis.
Che cosa c'è bisogno? Ovviamente c'è bisogno, questo sport ovviamente ha dei rimbalzi, quindi ha bisogno di una soletta che diciamo solitamente in cemento armato, una soletta che serve sia per il gioco stesso, ma che estendendola su queste diciamo, dimensioni che poi adesso andranno via via sempre più standardizzandosi, possano garantire un ottimo rimbalzo e allo stesso tempo anche l'inghisaggio sia della struttura del campo da padel sia della struttura di copertura del campo da padel. Basta una soletta sostanzialmente di circa 20 centimetri che poi avrà un paio di strisce diciamo laterali di ringrosso che accoglieranno poi le piastre di base della struttura di copertura. E ovviamente poi ci sarà il manto, questi manti sono sintetici, ci si mette poi la sabbia per la giocabilità dello stesso padel, ma sostanzialmente non è richiesto un grande lavoro se non ecco, una piccola sistemazione di quello che era prima il campo, il tessuto del campo da calcetto, e quindi con un getto proprio di fondazione. Ci sono anche sistemi poi non per forza di cemento armato, possono essere anche dei sottofondi drenati, adesso qui è tutta una cosa in via di sviluppo, però diciamo che di base ad oggi si utilizza questo. Questa presenta una slide dove fa vedere una tipologia, perché poi le tipologie possono essere tante, ma solitamente si è visto anche con l'esperienza di questi anni che le strutture ad arco funzionano molto bene sia per la giocabilità stessa, sia per la loro staticità, perché poi sono strutture molto resistenti, ma anche molto leggere. Queste strutture non superano i 20 kg al metro quadro e soprattutto sono strutture incernierate alla base che permettono sia una flessibilità di queste strutture, ma anche che non vi siano degli scarichi alla base molto, diciamo, molto importanti che facciano poi generare delle fondazioni molto, molto corpose. E qual è secondo me l'obiettivo di una copertura? L'obiettivo di una buona copertura? Uno, che non infisci la giocabilità, quindi bisogna garantire quantomeno che nel rettangolo di gioco ci siano le altezze nette sufficienti, quindi superiori ai 6 metri. Solitamente per un fatto di comodità, il minimo che si garantisce sono sempre i 7 metri. Due, che svolga la sua funzione primaria, la protezione, quindi protettività dagli agenti atmosferici, non inficiando o limitando il più possibile il piacere, cioè l'inficiare del piacere della giocabilità, quindi avere un'ottima fruibilità, avere un'ottima panoramicità. Pensiamo al gioco che è stato molto diffuso diciamo, il gioco del tennis, negli anni addietro vi erano queste coperture che erano quasi claustrofobico, no? Perché era un tendone tutto chiuso, si aveva questa brutta percezione del dire ok, sì, sono riparato dalle intemperie, però sono anche chiuso, diciamo, in un telone senza, diciamo, un benessere termoigrometrico. Queste strutture sono molto panoramiche perché sono interamente apribili su tutti e quattro i lati, apribili con sistemi scorrevoli, di tende scorrevoli alte almeno 4 metri, se non qualcosa in più. Proprio è che quando sono aperte danno la percezione di una giocabilità molto estesa, quasi come se fosse all'aperto, pur garantendo la protettività, quindi la protezione dagli agenti atmosferici. Sono molto panoramiche per il fatto che poi non ci sono tanti ingombri visivi ed essendo anche questo padel basato su delle strutture che sono anche vetrate, c'è il piacere dell'indoor-outdoor per capirci, quindi sia visto dall'esterno ma sia visto dall'interno. Possiamo vedere ecco, qualche foto, questa è una struttura da 3 campi. E vedete bene, adesso qui era in fase di costruzione, mancavano ancora le tende, ma potete vedere bene come io dall'interno possa avere, aprendo tutte le tende scorrevoli, un'ottima percezione del fattore anche esterno. Mi ricollego alla slide di prima, ovviamente anche il fatto benessere termoigrometrico, anche sul fatto dell'umidità e della temperatura. Infatti, spesso e volentieri nei centri sportivi si preferisce l'utilizzo di un doppio telo
che faccia da più che da isolamento, da una camera d'aria vera e propria che impedisce, diciamo, l'umidità e quindi anche la condensa sulle superfici interne ed evita quelle piccole goccioline un po' fastidiose che si possono avere all'interno. Sempre bene essere termico ermetico perché queste strutture vengono rese poi, vengono corredate da impianti termici che possono essere generatori a pompa di calore con degli aerotermi o venticonvettori interni. Che diano poi quel benessere anche sulla temperatura. Ci sono anche qui, mi ricollego a quello che poteva dire il collega Sarris prima, anche se in un contesto leggermente diverso, ma ci sono delle ricerche di soluzioni ibride, ovvero, come abbiamo detto, queste strutture possono essere fatte di tanti materiali. Questo, per esempio, è un esempio fatto per il Politecnico di Milano, dove c'è una interazione tra la struttura in acciaio e la struttura in legno, per diversi motivi, sicuramente un motivo estetico, perché poi queste strutture sono sportive, quindi c'è anche il piacere di giocare dentro, pur garantendo sempre la staticità delle strutture, ma anche quelli che possono essere fattori anche di antincendio, fattori di protettività e di durabilità negli anni. Vediamo sempre qui la stessa struttura. Sempre in fase di costruzione, perché stanno costruendo proprio in questi giorni, comunque come ha anche una gradevolezza. E poi, questo adesso mi riallaccio un po' alla ditta Ecover, che è esperta nel settore di copertura. Queste coperture ovviamente sono molto standardizzate, ma in diversi casi vengono anche plasmate a seconda delle esigenze del centro sportivo, che a volte magari, ecco come in questo caso, questo era il centro sportivo a Brescia, aveva una posizione dei campi ben definita e quindi erano sfalsati l'uno dall'altro, si doveva in qualche modo cercare di coprire ad hoc, quindi personalizzando questa copertura. Questa sotto, per esempio, è stata sempre fatta a Brescia, se non erro, a Dello, dove si può vedere, ecco, quello che dicevo prima, l'esteticità, l'estetica, scusate, di questa struttura di copertura in un bell'ambiente. Questi siamo vicini a un lago. E ci sono strutture, poi, per esempio, che anche qui sono studi di progettazione, magari dove per limiti e vincoli urbanistici non possiamo realizzare strutture alte, diciamo, con l'altezza standard, che ad oggi più o meno su un tre campi siamo sugli 11 metri e mezzo, qui si doveva stare sotto i 9 metri, quindi hanno un arco ribassato fatte apposta per il centro sportivo. Andando avanti brevemente, ci sono soluzioni anche qui, campi sfalsati possono essere fatti, però non si aveva tanta larghezza, quindi si è dovuto sfruttare una colonna, diciamo, da centrale comune tra le due coperture. Oppure soluzioni in legno, in questo caso, per esempio, una copertura di un solo campo, perché c'è qualche gestore che dice: no, vabbè, io per adesso ne voglio coprire uno solo, oppure ho necessità di coprire uno solo. Questa è una struttura in legno dove sono stati resi i puntoni, in questo caso anche esteticamente in modo carino, svolgere sia la loro funzione che fare anche da supporto per le panchine. Questa, per esempio, è una struttura in Sicilia che andremo a realizzare nel breve, di ben 8 campi. In questo caso si avevano dei limiti anche di altezza, non si poteva fare la copertura d'arco, quindi si è utilizzato questo sistema un po' più, diciamo, vecchio stile, ma seppur efficace, di doppia falda. Sempre questa in Sicilia, 2 campi. Ecco, diciamo che concludendo, quali sono i vantaggi che queste strutture di copertura offrono al gestore? Sicuramente la leggerezza, perché abbiamo detto che il peso proprio permanente non superano i 20 km2. Pur garantendo il secondo punto, che è la solidità strutturale. Queste strutture sono leggere, ma sono molto solide in termini di resistenza che di spostamenti. Sono infatti controventate e hanno, diciamo, una serie anche di puntoni che possano impedire spostamenti, sia, diciamo, nel longitudinale. La fruizione ottimale per tutto l'anno, la struttura è camaleontica, infatti ha le proprietà di inserirsi in un contesto di benessere, che può essere quello tra l'estate e l'inverno, grazie proprio alla possibilità del doppio telo, installazione di impianti, che garantiscono un benessere termico-ermetrico alla temperatura e all'umidità. La versatilità, perché ovviamente sono strutture molto panoramiche, ma anche strutture che sono estendibili, quindi in un futuro magari un gestore che ha 3 campi, dopodiché ha altro spazio, magari può estendere
questi archi andando in prosecuzione. E anche per fatto delle opere di fondazione, il fatto di avere un connubio tra la struttura del campo padel, lo stessa struttura del, diciamo, la stessa fondazione che può accogliere la struttura di copertura del campo padel, beneficia di un risparmio, perché pensate cosa significherebbe fare una fondazione solo per il campo, un domani dover allargare, quindi rimetterci le mani. In questo caso si potrebbe fare in un'unica soluzione, avendo anche dei risparmi, diciamo, economici. Io concludo, questo purtroppo è un argomento molto molto da approfondire, quindi sicuramente magari se Fabio, magari qualcuno potesse essere interessato in un webinar dedicato, si potrebbe parlare con molta più calma, ma anche approfondendo molto di più questa tematica. Bene, grazie Daniele.